Bentrovati telespettatori di RTA al nostro consueto telegiornale. È un camerunense nato nel 1984, l'uomo che ha richiesto asilo e che dal 21 settembre scorso non è più reperibile. Infatti, proprio in quel giorno non ha più fatto rientro all'interno della struttura che lo ospita e che si trova a Cianica di Borgotaro. Sono ovviamente partite le denunce, ora i carabinieri lo stanno cercando. Che fine ha fatto Niada Davis Amos, nato in Camerun nel 1984, da qualche tempo ospite presso l'associazione L'Isola che ora c'è a Cianica di Borgotaro? Il richiedente asilo del 21 settembre, giorno in cui non ha fatto più ritorno alla struttura senza comunicare nulla, risulta irreperibile. Il comune di Borgotaro ha segnalato l'accaduto alla prefettura di Parma, che a sua volta ha provveduto ad informare la questura e il comando provinciale dei carabinieri di Parma, nonché la commissione regionale per il riconoscimento dello status di rifugiato e il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno. Ad oggi la scomparsa del 32enne appare senza motivazione. Secondo alcune fonti risultava essere ben integrato nel gruppo e non aveva mai dato problemi. La sua sparizione ha dato avvio al procedimento di revoca delle misure di accoglienza in caso, come appunto questo, di abbandono del centro da parte di chi richiede asilo. Ora sono in corso le indagini per cercare di rintracciare l'uomo. Ancora cronaca, poteva avere un finale decisamente diverso la brutta avventura capitata ieri ad un uomo di oltre 70 anni, residente nel Parmense, che si è praticamente perso tra l'abitato di Basilica nel comune di Borgotaro e le pendici del Monte Molinatico. In tarda serata è stato ritrovato dagli uomini del soccorso. Lieto fine fortunatamente per la brutta avventura capitata ad un uomo disperso tra l'abitato di Basilica nel comune di Borgotaro e le pendici boscose del Monte Molinatico. Nel tardo pomeriggio di ieri i parenti di un 72enne residente in provincia di Parma hanno avvertito il 112 per il suo mancato rientro. L'uomo aveva lasciato detto che si sarebbe recato nei pressi della piccola frazione borgotarese che conosceva bene. Gli uomini dell'arma sono stati i primi a raggiungere la zona allertando poco dopo i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco volontari del distaccamento del capoluogo valtarese. L'intervento si è fortunatamente risolto positivamente dopo poche decine di minuti con il ritrovamento da parte dei carabinieri dell'uomo nei pressi del parcheggio dello chalet del Molinatico, stanco ma in buone condizioni di salute. Le squadre di ricerca sono quindi rientrate. Si è trattato questo del secondo intervento per i tecnici del SAIR nella giornata di ieri. Le forti piogge che hanno flagellato da questa mattina all'alba tutta la nostra montagna hanno messo in seria allerta i comuni tutti, ma in particolar modo ovviamente quelli già colpiti anche duramente dal maltempo degli scorsi anni. Vere e proprie piogge torrenziali si sono abbattute su tutta la provincia di Parma, città inclusa. È stato quello che sta per concludersi il giorno dell'allerta meteo con la zona rossa tra la Liguria e la nostra regione. La situazione del maltempo è stata mantenuta sotto controllo dalle autorità preposte che in presenza di un'allerta sono state mobilitate già a partire dalla serata di ieri. Domani dovrebbe andare decisamente meglio. È in programma questa sera alle ore 21 il Consiglio Comunale di Borgotaro per discutere 6 punti all'ordine del giorno. Si comincerà con il mancato rispetto del patto di stabilità 2015 con provvedimenti per la corretta applicazione della sanzione e relative variazioni di bilancio. A seguire applicazione ulteriore quota di avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2015 ed altre entrate straordinarie con variazione al bilancio di previsione 2016-18 e attestazione di invarianza della spesa connessa con lo status di amministratore locale. Restiamo a Borgotaro perché siamo andati a curiosare durante le prove che stanno realizzando proprio in queste sere il corpo bandistico di Borgotaro e la corale lirica Valtaro, perché insieme il prossimo 22 di ottobre proporranno al Teatro Farnese un momento importante, la Traviata.
tale lirica Valtaro e corpo bandistico borgotarese che compiono un notevole salto di qualità mettendo in scena sabato 22 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Farnese di Borgo Valditaro una versione pressoché integrale della Traviata di Giuseppe Verdi. Ci si avvalsi naturalmente per le parti soliste di alcuni cantanti professionisti provenienti da Parma, ma comunque i due sodalizi borgotaresi questa volta cercheranno di stupire il pubblico. Per il nostro 160° compleanno abbiamo deciso di regalarci e soprattutto di regalare alla popolazione borgotarese un evento che a memoria di borgotarese era già da un po' di tempo che non veniva proposto con queste caratteristiche. Per noi strumentisti dilettanti è una sfida ardua, una sfida però che chiaramente non potevamo affrontare da soli, ma che contiamo di vincere. Per fare questo abbiamo coinvolto anche la Corale Lirica Valtaro, che ci sta dando una grossa mano e che oltre a cantare curerà anche l'allestimento scenico. Non si tratterà quindi di una mera esecuzione di pezzi, ma di una vera e propria narrazione e con anche le scenografie dell'opera originale. Sì, si tratta di un'opera quasi integrale con tutte le scene, primo, secondo, terzo atto, dove Simona Caucia nei tagli farà da collegamento con la sua splendida voce e narrerà appunto il collegamento tra le due scene. Però è una forma non ristretta, ma una forma quasi integrale di Traviata, con le pause, con gli intermezzi. Ci piace molto questa idea di riportare il teatro farnese, il cinema farnese a quello che era la sua funzione primaria, che i vecchi borgotaresi ricordano ancora, cioè quella di vero e proprio teatro dell'opera. Naturalmente tutto va sotto la supervisione del nostro maestro Francesco Zarba in qualità di proprio direttore concertatore di tutto l'evento. Non mi resta che invitarvi sabato 22 ottobre alle 20:30 al Teatro Farnese. L'ingresso sarà ad offerta e i proventi verranno destinati al sostentamento della nostra scuola di orientamento musicale per acquisto strumenti e materiale didattico, quindi si tratta di quanto vorrete darci ricadrà comunque sulla popolazione, sulla comunità. Della vita è il tema della mattinata di approfondimento sul benessere psicologico nelle diverse fasi della vita in programma domani dalle 9:30 alle 12 in sala Imbriani a Borgotaro. Interverranno le dottoresse Emanuela Alfieri, Elena Capelli, Valeria Dall'Asta, Sandra Rossi, psicologhe del servizio di psicologia di Borgotaro, e Chiara Bocci, medico chirurgo. L'ingresso è gratuito e al termine verrà offerto un rinfresco per festeggiare il primo anno di attività del servizio di psicologia di Borgotaro. Domani a partire dalle ore 16 presso il seminario vescovile di Bedonia in collaborazione con il centro studi Cardinal Casaroli si terrà un incontro organizzato da Luciano Allegri che condurrà i presenti lungo la via degli Abati da Bobbio a Pontremoli, un percorso dei cammini d'Europa. E sempre domani alle 17 a Borgotaro in biblioteca Manara avverrà la presentazione del libro Il viaggio di Francesco di Daniele Stasi, che sarà intervistato da Massimo Beccarelli. E adesso siamo alla pagina sportiva, partiamo subito con i piccoli delle Bardi che sabato scorso hanno giocato benissimo battendo il Solignano nel derby per 8-0 e domani sono attesi ad un'altra prova del derby Vallitaro e Ceno, questa volta con la Bedognese.
La scuola calcio del Bardi affonda letteralmente nel campionato provinciale a 7 giocatori, nono trofeo Avis, e nel derby delle valli del Taro e del Ceno il Solignano, rifilandogli un sonoro 8-0. È stata una grandissima prova corale con il Bardi, che ha davvero surclassato l'avversario in modo netto. E nulla hanno potuto i piccoli del Solignano di mister Fabrizio Galli contro la straripante superiorità degli ospiti. Ottimi sia la difesa che in centrocampo, così come in attacco. In pratica i bardigiani hanno fatto in modo che si giocasse quasi in una sola porta ed i portieri della squadra della Valceno, Luca e David, sono stati impegnati in pratica con qualche rimessa dal fondo e con alcuni disimpegni con il retropassaggio dei difensori. Per questo incontro mister Luigi Solari ha designato capitano Enrico e suo vice Alessandro. Goleador sono stati Alessandro, autore di una doppietta, Manuel, Matteo, autorete di un giocatore del Solignano, Andrea, autore di una doppietta, e infine Enrico. Una bella vittoria che prelude ad un altro derby importante. Domani infatti tra le mura amiche alle ore 15 arriverà la Bedognese e vedremo chi tra le due compagini, entrambe decisamente agguerrite, la spunterà. E siamo ancora a parlare di sport, questa volta della squadra di rugby dei Lupi Alta Valtaro, perché ci sono delle novità, sentiamo. Rugby Alta Valtaro, mentre i ragazzi della squadra continuano a disputare il loro calendario di amichevoli previsti per la stagione 2016-2017, noi abbiamo incontrato il loro mister per farci spiegare qualcosa sui progetti futuri di questa società, di questa nuova società. Intanto, Walter, parliamo dell'ultima amichevole disputata a Parma, se non sbaglio, a Felino, giusto? San Michele Tiorre, sì. Com'è andata? In quali aspetti devono migliorare i tuoi ragazzi prima di tutto? Beh, sicuramente adesso stiamo pagando il fatto che siamo ancora inesperti sui meccanismi del rugby, quindi dobbiamo affinarci sui fondamentali. Però io ho trovato una squadra intanto molto disponibile nei nostri confronti, che è la Rugby Noceto. E dividendo un po' le forze abbiamo creato queste due squadre che, giocando insieme, hanno fatto veramente delle belle cose. I miei ragazzi hanno imparato tantissimo, da lì è nata una collaborazione che praticamente ci sta aiutando a crescere tutti insieme con rugby. Ricordiamo infatti che alcuni dei loro giocatori, tra cui Alessandro Bernabò, va a allenarsi costantemente ogni settimana da loro. Sì, ha disputato i suoi primi quarto d'ora domenica scorsa, mi hanno detto che ha fatto anche delle belle cose, quindi me ne hanno parlato bene, quindi vuol dire che qualcosa di buono ci abbiamo tirato fuori. Già sabato un altro dei nostri giocatori andrà a giocare nella Under 18 del Noceto. Adesso il ruolo non è ancora stato definito, però poi si vedrà. Vogliamo sfatare anche questa credenza del fatto che il rugby sia uno sport violento dove ci si fa per forza male, e quindi parlare anche dei vostri progetti futuri per gli anni prossimi, ovvero quello di aprire una scuola rugby? Sì, per bambini. Perfetto, noi quello che puntiamo come società è proprio cercare di diffondere il rugby nella vallata, nella Valtaro, e cercare di tirare tutte le persone vogliono intraprendere questa strada per conoscere uno sport che sicuramente ti aiuta a superare le difficoltà e anche ti fa trovare un carattere molte volte, perché ti senti parte di una squadra, e creando una squadra, delle squadre forti, tutti i ragazzi riescono a superare i loro limiti. A noi piace far capire che nel rugby non creiamo difficoltà a nessuno, cioè tutti quelli che magari vengono scartati da altri sport perché sono grassi, perché sono alti, perché sono magri, perché sono timidi, noi li accettiamo tutti. Perché? Proprio perché sappiamo che ogni ragazzo ha un dono che Dio gli ha donato, e lui lo deve solo scoprire, e noi cercheremo di aiutarlo a scoprire queste cose qua, queste doti che noi abbiamo, che poi sfruttiamo nel nostro gioco. Quello che noi abbiamo di buono è che sfruttiamo tutte le doti di tutti i ragazzi.
Ottimi propositi quindi per quello che potrebbe essere un futuro settore giovanile del rugby Alta Valtaro. Chissà, magari potrete entrare in collaborazione ulteriormente con il rugby Noceto anche sotto questo punto di vista, quindi anche per lavorare con dei bambini. Sì, sicuramente noi quello che stiamo sviluppando con la rugby Noceto è una collaborazione e sicuramente dei buoni consigli che una società blasonata come la rugby Noceto ci potrà dare per sviluppare un discorso di scuola rugby nella vallata e per poter entrare nelle scuole, far delle dimostrazioni coi bambini e coi ragazzi, perché non vogliamo limitarci con l'età, visto che poi abbiamo anche dei licei, abbiamo le medie, abbiamo le elementari. Cercheremo di entrare in queste scuole, fare una dimostrazione ai ragazzi di come si gioca rugby e poi dargli modo di poter decidere se è il loro sport e se vogliono entrare nella nostra società. Comunque vada a finire, possiamo sicuramente dire che in ogni caso i rugby Alta Valtaro saranno stati i primi a provare e a portare avanti un progetto di questo tipo nella nostra vallata. Le previsioni del tempo per domani, 15 di ottobre e sabato, avremo cielo nuvoloso su tutto il territorio con possibili deboli residue piogge in esaurimento lungo i rilievi durante la mattina. Nel pomeriggio resistenza di nuvolosità ma solo sui rilievi. Temperature stabili, le minime tra 5 e 10 gradi, le massime tra 12 e 15 gradi, i venti saranno deboli. I programmi di questa sera cominciano alle 20.35 con Salute e Società, alle 21 Video Station, alle 22 il TG e a seguire Ballo che sballo in TV. Grazie per l'ascolto, io mi fermo qui, l'appuntamento è per domani 19.35. Arrivederci.